Ciao tesori, bentornati sul canale. Oggi proviamo insieme delle novità appena uscita in casa Mula Cosmetics. Ho deciso infatti di acquistare la nuova linea BFF Best Face Forever, che è composta da l'Hydrating Water Cream Foundation, quindi il primo fondotinta liquido in casa Mulac. La cipria, c'è anche un primer, ma quello ho deciso di non acquistarlo e vi spiegherò perché. E il BFF Brush, questo mi è piaciuto fin da subito, e poi ho deciso di acquistare anche, diciamo, la penultima novità, ovvero il Setter Sio. Questo è il setting spray che dovrebbe donare un finish luminoso al nostro make-up. Mi hanno dato anche dei campioncini delle altre tonalità di fondotinta che ho apprezzato tanto, perché così almeno se dovessi abbronzarmi, vedo appunto quale tonalità potrebbe andare meglio. E poi anche il campioncino dell'Hydrating and Smoothing Skin Base, che è appunto quello che non ho acquistato. Iniziamo subito con il video, tesori, mi raccomando, supportatemi con un like, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche nelle altre piattaforme, sia su Instagram che su TikTok, mi trovate come Ambra Jazz Makeup. Ok, iniziamo subito. Ho deciso di iniziare il video con le sopracciglia già fatte, ho applicato il lip balm. Vi chiedo scusa se vedrete delle zone abbastanza secchine, screpolate, ma ho di nuovo la dermatite vivace sul viso. Sicuramente nei prossimi video cercherò di fare un po' di focus sulla base, dato che gli occhi non li posso truccare tanto. Iniziamo provando, io direi, l'Hydrating and Smoothing Skin Base. Mi ho dato appunto il campioncino. Questo è un primer idratante e levigante, arricchito con acqua di cocco, acqua di mare, pietra vulcanica, olio di cocco, complesso di acidi ialuronici e vitamina E. Allora, io ho deciso di non acquistare il primer viso per una semplice ragione. Io non utilizzo. Che buono, sa di crema solare. Comunque, dicevo, io non utilizzo tanto spesso i primer per il viso perché mi piace lavorare di skincare prima del make-up, quindi non mi ritrovo ad utilizzarli tanto. Qua ve li mostro perché so che ad alcuni di voi possono interessare, ma io onestamente lavoro sempre di skincare. I primer che mi ritrovo, diciamo, ad utilizzare sono quelli illuminanti, quindi quelli che hanno un potere illuminante, una perla, o quelli mattificanti. Quindi se vedo che ho una pelle grassa con dei pori, allora vado comunque a dare un effetto un po' più riempitivo, un po' più lisciante in questa zona. Sulla pelle è veramente molto piacevole, ne basta pochissimo, ha un odore molto delicato, si assorbe in un attimo e non risulta unto sulla pelle, ma vi dà proprio questo effetto rimpolpato, luminoso, e sento la pelle come se avessi applicato una bella crema idratante a base gel. Ecco, la sensazione è quella. Il fondotinta, al contrario, mi ha incuriosita subito. Infatti, ho deciso di acquistarlo proprio perché è il primo fondotinta di Mula che strizza molto l'occhio alla tipologia di fondotinta che a me piace indossare. Un fondotinta con una copertura da leggera media, con un finish semi matte, quindi un finish che risulta essere matte, però anche luminoso, e promette di essere long lasting. Adesso vi leggo la descrizione che c'è sul sito. Il BFF Hydrating Water Cream Foundation 3R, quindi nella mia tonalità, è un fondotinta cremoso idratante dalla tonalità medio chiara con sottotono rosato. Ho deciso di prendere questa tonalità perché la 4Y mi sembrava veramente molto gialla. È una skin tint con formulazione ibrida che miscela al colore i principi attivi della skincare, illumina e idrata il viso facendo risaltare la luce naturale della pelle e prendendosene cura. La sua texture cremosa dona una coprenza media, un finish demi matte, lasciando una sensazione di leggerezza sulla pelle. Infuso con 5 acque floreali, vi lascio qui tutto l'elenco delle acque. Non contiene microplastiche, talco, fragranze. Non contiene oli minerali ed è testato per il long lasting sino alle 10 ore e per l'idratazione. Infatti risulta che i livelli medi di idratazione cutanea aumentino del 10% dopo le 6 ore dall'applicazione e del 18% dopo 2 settimane dall'applicazione giornaliera.
Allora, io amo i prodotti che sono ibrido tra make-up e skincare, perché sono quelli che soprattutto sulla mia pelle si comportano meglio. Il fatto che un fondotinta possa aumentare l'idratazione della mia pelle nel corso delle settimane la vedo un po' tosta, ma perché ho una pelle molto difficile, anche se non si direbbe, ma la mia pelle è estremamente secca, una pelle atopica, soffro di dermatite, una pelle che si va a disidratare tantissimo. Comunque, questa è la confezione, mi piace tanto, è minimal e nude, molto bello il pack secondario, è molto bello anche il pack primario. Abbiamo questo tubo, la colorazione che è indicata sia qui sopra la scatolina sia qui sul retro del pack. Mi piace il fatto che il tubo abbia questo beccuccio sottile in maniera tale da far entrare meno prodotto possibile, meno aria possibile all'interno del prodotto. Oggi non riesco a parlare. Andrò a stenderlo con il BFF Brush, questa invece è scatola tipica di Mulac, così bianca e nera, e questo è il pennello. È un pennello che ha un taglio angolato con queste setole molto molto fitte, sono setole sintetiche, e questa tipologia di pennello a me piace sia per andare ad applicare i primer sia per andare ad applicare i fondotinta estremamente leggeri. Effettivamente il sottotono è leggermente rosato, ma non più di tanto, mi sembra un sottotono abbastanza neutro. Vado a miscelare il prodotto sulla mano, è bello cremoso, non è affatto scivolata la goccia come l'ho applicato, e vado a posizionarlo sul viso. Facciamo metà viso e vediamo com'è. In realtà la mia colorazione perfetta sul sito di Mulac, mettendo le shade degli altri fondotinta che utilizzo, sarebbe stata la 4. Magari il tono andava bene, ma il sottotono era troppo giallo. Vado a tamponare il prodotto, lo vado leggermente a strisciare per farlo penetrare bene all'interno di tutte queste zone. Il primer comunque è molto piacevole sulla pelle, ha una sensazione molto fresca sul viso. Fondotinta di facile stesura, si è steso in un attimo, lo guardo anche da vicino per capire meglio. No, è perfetto. Andrei sicuramente a stratificare il prodotto per vedere se riusciamo ad ottenere un po' di coprenza in più. Devo dire che mi aspettavo una coprenza più bassa. Questo è il lato dove l'ho applicata e questo è il lato dove non ho nulla. Diciamo che la differenza si nota soprattutto perché qua in questa zona ho tanti rossori. Mi aspettavo un prodotto meno coprente, più liquido, invece mi ha sorpresa in applicazione. Vado a prendere un po' di prodotto direttamente con il pennello e lo vado a stratificare nelle zone in cui ho bisogno di maggior coprenza. Facendo questa prova, questo esperimento, lo sto andando ad applicare anche qua, nella zona del contorno occhi, andando un po' ad utilizzarlo come se fosse un correttore. Se mi dà una leggera copertura, io direi che a me va già bene così e non mi vado nemmeno a applicare correttore. Guardate che risultato! Allora, la pelle è bella, bella, rimpolpata, uniformata, finish al momento luminoso. Non so se sia dato dal loro primer, e magari andando ad applicarlo senza primer ha un finish più demi matte. Io impazzisco, se rimane così a me va benissimo. Stesura col pennello di una facilità estrema, pennello top. Questo lo userò nel quotidiano, bellissimo. Devo vedere se qua nella zona delle rughette nasolabiali va a segnarmi, seccarmi oppure no. Allora, questo è il risultato del fondotinta, ve lo faccio vedere così da super super vicino. Come vedete è sì, effettivamente un fondotinta idratante. L'effetto demi matte al momento non lo vedo. Probabilmente andrà a mattificarsi un po' con il passare delle ore, però al momento lo vedo un fondotinta dalla coprenza media, molto skin like, bellissimo sulla pelle e impercettibile, perfetto per noi dalla pelle secca, perfetto anche secondo me per chi ha una pelle mista ma fissato, non lo consiglierei ad una pelle grassa. Ok, andiamo avanti adesso con la cipria, è una cipria compatta. Wow, leggevo l'inci,
Ah, in prima posizione mica, e la mica è l'ingrediente perfetto per chi ha la pelle secca, e in seconda posizione ha squalane. Io non ci voglio credere. È un ingrediente che noi dalla pelle secca amiamo, un ingrediente altamente idratante, e infatti questa cipria promette di essere una cipria che va a fissare senza seccare la pelle, diciamo un po' sull'onda anche di quella di Charlotte Tilbury, che è una cipria burrosa che si va a settare ma non segna assolutamente. Innanzitutto ne ho fatto tre tonalità, io ho preso la più chiara, caratterizzata da una polvere sottile che non disidrata la pelle nel corso della giornata, e il finish è demi matte per un look naturale. Contiene lampone che idrata e lenisce la pelle. La cipria è testata per il long lasting sino alle 10 ore. Il suo packaging innovativo monomateriale permette un completo e corretto smaltimento. È possibile infatti sganciare il ring contenente il prodotto dal resto della confezione in modo da gettarlo nell'apposito contenitore della raccolta differenziata. Mi piace per quale motivo? Perché qui dietro, io spero che questo non si stacchi, ma vedete, è sigillato con il materiale stesso, non come questi di Tower 28 che si sfasciano inevitabilmente. Un po' la stessa cosa che succede anche con i pack di Essence. Allora, sono riuscita a ripulirlo abbastanza bene. Devo dire che questo pennello è fenomenale. Sarà il mio pezzo preferito della collezione? Chi lo sa? Allora, vado a prelevare un po' di cipria. Questa è la cipria sul pennello e io l'ho toccata così anche col polpastrello, è setosissima, più setosa anche di quella di Charlotte Tilbury. Ebbene sì, l'ho detto, non posso più tornare indietro. Quindi è sicuramente una cipria che, oddio, lo spero, però che mi piacerà, perché quella di Charlotte, ad esempio, io l'adoro. Mi metto qua, vado e fisso questa parte del viso. Allora, la differenza si nota. Lo vedete questo taglio che c'è qua? Ecco, questa è la zona fissata e questa è la zona non fissata. Si percepisce benissimo. Rimane però luminosa come cipria, cioè non è una cipria dall'effetto stucco che va a segnare o ad incartapecorire la pelle. Vediamo anche sulla fronte. La fisso a metà. Allora, qua l'effetto è proprio bagnato. Da questa parte invece è proprio sì, un demi matte, cioè è fissato, però rimane luminoso. Abbastanza levigante anche come cipria. L'effetto mi piace moltissimo. E io oggi ho una pelle terribile, vi giuro, è terribile. La utilizzo anche per andare a fissarmi i prodotti in crema, perché questi prodotti così dall'effetto balmy io vado a fissarli, altrimenti se ne vanno via dopo poco. Prendo il pennellino, questo che solitamente utilizzo per fissare il contorno occhi. Allora, voglio fare così, voglio andare ad applicare un pochino, pochino, pochino di correttore. Applico questo di Charlotte Tilbury, che è bello idratante, comunque sulla stessa lunghezza d'onda di questo fondotinta. Sfumo con il pennello. Voglio vedere come si comporta la cipria sopra il correttore e sopra anche un prodotto che non sia della stessa linea. Prendo un po' di cipria con questo pennello e la tampona. Va anche leggermente ad aggiungere un pochino di coprenza. È una cipria molto bella, a me piace tanto. Non ha un grosso potere opacizzante, ma questo lo possiamo capire anche dagli ingredienti. Bellissima, ripeto, per chi ha una pelle come la mia, per chi ha una pelle segnata, per chi ha una pelle che ha bisogno di essere fissata, perché voi non immaginate quanto sia difficile trovare una cipria che fissi senza seccare, cioè è l'incubo di tutte le pelli secche, perché noi vorremmo fissare i nostri prodotti, non vogliamo andare in giro con i prodotti che si muovono, però molto spesso
meglio non avere cipria piuttosto che avere un mappazzone sulla faccia. Andiamo con l'ultimo prodottino, il setter Sio. Questo lo volevo tantissimo. Spray fissante bifasico idratante illuminante, è perfetto per idratare e preparare il viso prima del make-up. Può anche essere vaporizzato tra ogni strato di trucco per facilitarne la stesura, mantenendoli idratati. Consigliato per fissare il look e per evitare l'effetto polveroso al termine del make-up, per rinfrescare durante la giornata ed idratare la pelle. All'interno ha queste particelle, sembrano minuscole e dovrebbero andare a donare l'effetto luminoso. Ok, vado a shakerare. Vediamo lo spray com'è. Sembra abbastanza diffuso il getto. Oh, sa di Coca-Cola! No, sa di caramelle delle feste, caramelle gomose. Buona, molto delicata la fragranza. Wow, vabbè, io volo per questa base. Vado a vaporizzarlo un po' sulla mano. La pelle rimane radiosa, cioè non è unta, è radiosa. Lo capisco che le pelli grasse diranno: Ambra, tu sei pazza, questo è unto, ma considerate che la mia pelle nel corso della giornata, anziché produrre sebo come la vostra, la mia si prosciuga, cioè la mia assorbe tutto il make-up. Eccoci qua per vedere un bel close-up alla luce naturale, c'è il sole. Che bello! Al sole non si mente perché si vede tutto. Questa è la base viso. Mi piace davvero un casino. Ve la faccio vedere anche contro luce, perché contro luce si vedono sempre tutti quelli che sono gli inestetismi della pelle e anche se il make-up è crepato oppure no. Il risultato per me è molto bello, molto naturale. Io sono soddisfatta. Bene tesori, vi faccio un close up del look anche con le luci artificiali. Allora, personalmente a me questa base piace tantissimo. Non è nemmeno andata a segnarmi tutta qua la zona del perioculare, che è la zona tragica per me in questo momento. La base è bella e luminosa, l'ho fissata e non lo so, mi piace davvero tanto. Ripeto, vi terrò aggiornati, vi darò altri feedback. Sono curiosa di provare questo spray fissante su una base più strutturata, con più polveri. Considerando che mi vedevo uno schifo tremendo stamattina, devo dire che questa base mi sta tirando sul morale, mi vedo bene. Vi tengo come sempre aggiornati negli altri social, quindi venite a seguirmi, aspetto di sapere cosa ne pensate voi, quindi scrivetemi qui sotto nei commenti se il look vi piace, è estremamente semplice e nulla, fatemi sapere in generale che cosa ne pensate. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grosso, grossissimo bacio. See you soon!